Iniziamo, ho messo a registrare. Allora, oggi abbiamo un seminario che è veramente di informatica umanistica, perché è un seminario che riguarda un progetto che è molto importante, Voci dall'Inferno, di cui ci parlerà Marina Ricucci e Angelo Mario Del Grosso e anche altri partecipanti, a quanto ho capito. Ringraziamo moltissimo i relatori per aver accettato questo invito e diamo il via alle danze. Via. Allora, si comincia subito bene con questa voce un po' fioca, tanto per essere un po' Virgilio, no? Che compare nell'Inferno dantesco. Pareva fioco e allora, insomma, per emulazione. Entriamo nel tema. Dunque, allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi. Io ringrazio Enrica Salvatori e Maria Simi che hanno voluto coinvolgere me e il collega Del Grosso in questo seminario che è finalizzato alla presentazione di un progetto di ricerca. Un progetto di ricerca ambiziosissimo, eh? Questa è la prima cosa che di solito io dico quando definisco questa indagine, questo lavoro al quale mi dedico, che coordino e dirigo dal 2016. Che cosa significa Voci dall'Inferno? La definizione è venuta un po' fuori così nel tempo, lavorando, studiando, facendo istruttoria. Nel 2016 io ho assegnato una tesi di laurea che io insegno letteratura italiana sia sulla triennale di informatica, continua a essere fioca, ma non ha niente dello spessore poetico e artistico di Virgilio. E questa tesi di laurea era partita in un certo modo, dicevo, insegno letteratura italiana sia sulla magistrale italianistica sia sulla triennale di informatica umanistica. Molti di voi mi conoscono. Io conosco molti di voi e molti di voi oggi saranno coinvolti in questo percorso dentro il progetto. Quell'anno mi aveva assegnato una tesi magistrale che aveva come titolo la presenza di tessere dantesche all'interno di Se questo è un uomo. Un argomento già abbondantemente sondato, eh? Se non che a metà lavoro, per disorientare quanto giusto fare la sventurata laureanda, in quel caso si trattava di Sara Calderini, decisi che l'argomento di tesi andava cambiato, cioè che era sostanzialmente inutile continuare a lavorare su Primo Levi, ma che era necessario andare a verificare una cosa che nessuno fino a quel momento aveva pensato di andare a verificare. Tutti conoscono l'amore di Primo Levi nei confronti di Dante e soprattutto le tessere dantesche all'interno dell'opera leviana, ma nessuno aveva mai pensato che lo stesso meccanismo scattato in Primo Levi di attingere da Dante per raccontare il Lager potesse essere scattato anche in tutti gli altri testimoni sopravvissuti alla deportazione nei Lager nazisti. Allora proposi a Sara Calderini di provare a fare un'indagine di questo tipo, cominciando da alcuni repertori pubblicati negli anni 70, da alcune interviste, raccolte di interviste a testimoni e a sopravvissuti. Io stessa, incuriosita da questa prospettiva di ricerca, che poteva avere esito positivo o esito completamente negativo, andai a Milano al CEDEC, al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, che raccoglie tutte, ovvero un grandissimo numero di testimonianze di coloro che hanno subito la deportazione, in questo caso sono sopravvissuti alla Shoah. E mi sono imbattuta in una quantità di materiale immensa. Testimonianze scritte, testimonianze dattiloscritte, testimonianze autografe, testimonianze in forma orali, diari, memorie, cassette, microcassette. E mi resi immediatamente conto che l'ipotesi che avevo formulato era plausibile e quindi entusiasmante, e consisteva in un semplice enunciato. Indipendentemente dal livello di formazione scolastica
Quindi indipendentemente dalla classe frequentata, indipendentemente dal fatto che l'individuo avesse sui banchi di scuola conosciuto il testo dantesco, le testimonianze dei sopravvissuti ai campi di sterminio sono intessute come in un ordito di tessere e parole dantesche. Se ci pensate, questo è straordinario. Straordinario perché ci dice una cosa di fondo, che Dante non è soltanto con la commedia un testo letterario, ma è un vocabolario. Cioè è un repertorio di immagini e di parole che sono diventate patrimonio collettivo. Parole e immagini che nel momento stesso in cui la lingua trova la difficoltà a rappresentare ciò che non è rappresentabile, perché fino a quel momento mai esistito, cioè il lager, vengono incontro alla persona che vuole dirne. Dante si fa incontro con il suo vocabolario e con il suo immaginario, in questo caso infernale, e offre a coloro che hanno l'urgenza, il bisogno, la necessità, la volontà di raccontare la propria esperienza di ex deportati, gli va incontro, gli fornisce le parole. Io ricorderò sempre l'incontro che ho fatto con la signora Mirella, la racconto spesso questa cosa, con la signora Mirella di Spezia. La sua voce è conservata in una cassetta, le vecchie cassette dei registratori degli anni 70. L'intervista fu raccolta, ora è conservata al CEDEC, nel 1979, salvo può darsi che mi ricordi male. E in quel giorno al CEDEC io mi imbatto nella testimonianza di Mirella, la quale a un certo punto dice, deportata politica, portata da Auschwitz, la quale dice: io quando arrivai lì, su questo vagone, e mi fecero scendere su quella che era la Judenrampe, e ebbi davanti il cancello d'ingresso di Auschwitz, dissi: ma e questo cos'è? Cos'è? E mi posi il problema, lei la dichiara questa cosa, è un po' una metatestimonianza. Mi posi il problema delle parole che avrei dovuto usare per dire a me stessa e in futuro agli altri, se fossi sopravvissuta, per descrivere ciò che avevo davanti e ciò in cui ero capitata. E allora all'improvviso mi venne questa illuminazione: lasciate ogni speranza voi che entrate. La signora Mirella di Spezia non aveva neanche la seconda elementare e non aveva mai letto Dante. Quindi non fa una citazione, ma attinge da un vocabolario collettivo che Dante Alighieri, con la sua commedia, ha consegnato a tutti noi. Direi, mi verrebbe quasi da dire a tutto il mondo. Perché la stessa cosa, abbiamo cominciato a verificarla, succede anche nelle testimonianze dei non parlanti italiano. Perché è ambiziosissimo questo progetto? Prima di tutto perché l'obiettivo è duplice. Io devo ringraziare molte persone, perché intorno a me in questi anni io ho avuto la fortuna, ho la fortuna di lavorare da un lato con Angelo Del Grosso, che mi aiuta a tradurre in termini di digitalizzazione informatici quello che è il progetto, la dottoressa Anna Segre e la dottoressa Gloria Pavoncello, che pensate, hanno messo a mia disposizione un intero archivio di testimonianze inedite di sopravvissuti alla Shoah, tante piccole microcassette, e ora ne parleremo. Devo ringraziare la professoressa Frida Valecchi, che insieme ad Angelo Del Grosso ha cominciato a mettere su una struttura digitale che raccolga tutte le testimonianze inedite. Capite bene che questo non può essere né il lavoro di una persona sola, né il lavoro di un'unica disciplina, né il lavoro di un arco temporale limitato.
E allora, avendo avuto la fortuna io di incontrare sulla mia strada le persone che ho detto, ho cominciato a pensare che potevamo lavorare insieme. La ricerca non è mai monadismo, eh? La ricerca ha bisogno del supporto di tante menti, di tante intelligenze, di tante discipline, di tante collaborazioni. E quindi ho iniziato a coinvolgere i miei studenti di informatica umanistica della triennale di informatica umanistica, studenti di letteratura italiana, spiegando loro il fascino di questa prospettiva. Ho presentato anche Voci dall'Inferno che a Milano ho avuto anche l'onore di una recensione di Stefano Iesurum su Stati Generali. All'interno di questo percorso ho conosciuto Liliana Segre, Goti Eskowitz-Bauer, ho scritto un libro sui dantismi di Liliana Segre. E sui dantismi di Goti Bauer, per avere passato giornate con loro, a capire, ad ascoltarle e a vedere, a cogliere qua e là come queste due donne, quasi inconsapevolmente, mentre raccontavano esattamente come aveva fatto Mirella, attingevano qua e là da questo patrimonio collettivo che è il testo dantesco per raccontare il Lager. E quindi anche a loro va il mio grazie. E poi c'è il gruppo di studenti, che sono tanti, vero Angelo? Sono ogni giorno di più, ai quali io ed Angelo abbiamo affidato di volta in volta segmenti di testimonianze. Quasi al 90, direi al 99% inedite. Testimonianze che prima di tutto dovevano essere tutelate dalla loro scomparsa. Ci sono stati dei casi, ora li sentirete, in cui sono state delle vere e proprie scoperte. Abbiamo trovato, hanno trovato dei testi, perché questi ragazzi si sono appassionati, queste testimonianze di cui fino a un mese fa non conoscevamo l'esistenza. Hanno cominciato a lavorarci, l'hanno codificata, l'hanno digitalizzata, abbiamo verificato quanto Dante c'è in loro. Questo corpus va giorno dopo giorno aumentando, accrescendosi, arricchendosi, affiancato da un'analisi della presenza all'interno delle singole testimonianze del lessico dantesco. Sono venute fuori delle cose emozionanti, devo dire emozionanti, e non finisce oggi, perché il materiale da censire, da trovare, da digitalizzare, da studiare è immenso, sconfinato. Ci vorranno 20 anni per fare un lavoro del genere. Però io ho anche conosciuto l'entusiasmo di questi giovani, conosco tutti i giorni l'entusiasmo di questi giovani che nel momento stesso in cui lavorano per il conseguimento della laurea triennale si cimentano in quel viaggio avventuroso che è la ricerca. Ripeto, ci sono delle scoperte, ci sono state delle scoperte incredibili. Una per tutte, oggi la laureanda che lavora su questa testimonianza inedita non è qui perché arriverà forse più tardi, ha preso una delle testimonianze inedite dell'archivio Segre Pavoncello. Anna Segre, io credo che una di loro, Sofia Capone forse, che è in collegamento, sia andata fisicamente a Roma a prendere le cassette di Anna Segre, Anna Segre gliela ha consegnate e poi me l'ha portata qui a Pisa. Tra queste interviste del tutto inedite, conservate in queste microcassette, ce n'era una di un signore che si chiama Idek Wolfovic. Anna mi ha consegnato la cassetta, io l'ho assegnata a Diletta Lelli e Diletta Lelli ha cominciato a lavorarci. Beh, a un certo punto Diletta Lelli mi telefona e mi fa: ma professoressa, ma Idek Wolfovic non ha una scheda sul CEDEC, cioè non risulta mai essere stato deportato. Ma è possibile, dico io. Il CEDEC ha fatto un importantissimo lavoro di censimento, non oso dire selezione perché non è proprio il caso di usare questo termine, di censimento di tutte le persone
di tutti gli ebrei residenti o domiciliati in Italia che hanno subito la deportazione dall'Italia nei vari campi di sterminio. Quindi ingenuamente si pensa che oggi sappiamo con certezza chi, quando e dove è stato deportato. Ebbene, è un'illusione, perché Idek Wolfowitz è stato arrestato, deportato ad Auschwitz, è sopravvissuto, è andato a vivere a Roma, si è sempre rifiutato di rilasciare testimonianza, l'ha fatto perché la figlia gliel'ha chiesto nel 2006, la figlia è una paziente di Anna Segre. Anna Segre le ha detto: ma come, allora tuo padre? Sì, dice, mio padre, se vuole venire a conoscerlo, è a casa. Nel 2006 Anna Segre è andata a parlare con Idek, ignara che non ci fosse nemmeno una scheda di Idek Wolfowitz. Quindi il mondo fino a 6 mesi fa non sapeva che quest'uomo con sua sorella erano stati deportati ad Auschwitz. Vedete i piccoli tasselli, la storia è fatta di tanti piccoli tasselli che compongono un quadro. Abbiamo chiamato il CEDEC, la dottoressa Laura Brazzo, che saluto e che è sempre disponibilissima a darci un supporto, e Laura mi ha confermato che nessuno sapeva che quest'uomo e sua sorella erano stati deportati ad Auschwitz. Questa è una scoperta per gli storici, una scoperta per la storia della Shoah. E noi abbiamo questa intervista inedita in cui Idek per la prima volta nella sua vita racconta la sua deportazione, e lo fa per la figlia, pur non avendo mai detto a nessuno per quasi per oltre 70 anni che cosa aveva vissuto nel Vernichtungslager di Auschwitz. Poi c'è un'altra, e poi con questa chiudo perché do la parola a loro. Noi faremo con Angelo, vero, un convegno subito dopo Pasqua a cui tutti voi siete invitati, il primo convegno nazionale, internazionale. Forse il secondo, un e mezzo. Sì, perché abbiamo fatto un seminario in quel dicembre del 2021. Post-Covid. Post-Covid, e quindi ci sarà questo convegno qui a Pisa, lo stiamo organizzando, ci stiamo lavorando, avremo la collaborazione di tante persone, CNR, CEDEC, CISE, Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici, ora mi viene in mente nessun altro, ma poi mi verrà in mente e mi dispiacerà di non averli ricordati. Insomma, saremo contenti di vedervi tutti lì, e a questo convegno parleranno gli studenti che lavorano, che hanno studiato, che hanno scritto le loro tesi su questo materiale, a cui va riconosciuto il merito individuale del lavoro che hanno condotto. Cito soltanto, e la chiamo direttamente in causa, un'altra scoperta che abbiamo fatto. Una mia allieva, Greta Montera, che ora inizia gli interventi legati a Voci dall'Inferno, in modo che capiate che cosa stiamo facendo. Greta Montera è andata in un paese della sua provincia, sì, Massa. Massa, e si è imbattuta in una scatolone, qualche scatolone, ora poi ve lo dirà. Bene, all'interno di questo scatolone ci sono delle testimonianze, dattiloscritte, di alcuni deportati nei campi di lager nazisti, completamente inedite, l'ha scoperta lei un anno fa. Completamente inedite, una, lo vedrete, contiene qualcosa che va ad arricchire la storia della deportazione e della violenza nazista. L'altra è qualcosa su cui ancora Greta non ha lavorato, ma ci lavoreremo, e pensate, è a oggi l'unica testimonianza in versi di uno sopravvissuto ai campi di sterminio. Allora io do immediatamente la parola a Greta Montera, che vi racconta brevemente la sua storia e la sua indagine, che è una tessera di questo ambiziosissimo progetto che si chiama Voci dall'Inferno. Vi ringrazio. È così mi sposto. Sì. Vediamo se no, lascialo pure lì perché voglio tentare di condividere io. Vediamo un po'. Enrica, non so se posso condividere io, dai la possibilità. Okay. Solo hai acceso anche l'audio, sì, perché. No, vabbè, tanto è l'audio. Funziona, sì.
Puoi andare avanti tu qui. Ah, ok. Oppure mi fai cenno e vado avanti. Ok. Ciao a tutti. Sono Greta Montera e ringrazio innanzitutto la professoressa Ricucci e il professor Del Grosso. E oggi vi racconterò, insomma, di come ho codificato e analizzato un manoscritto. Prima di tutto, come ha detto anche la professoressa, io l'ho trovato in un ufficio dismesso, diciamo, e il manoscritto che ho codificato fa parte di un archivio, sono 12 testimonianze di ex deportati che sono stati appunto deportati nei lager nazisti. Io ho deciso di codificare e analizzare questo manoscritto sia perché era arricchito anche dal dattilo scritto che Bruno Cimoli, l'autore, aveva deciso di scrivere una volta tornato a casa, e soprattutto per tutta quella serie di informazioni che arricchivano in un certo senso la testimonianza e il valore della testimonianza. Ma prima di tutto volevo parlare di Bruno Cimoli, volevo introdurre Bruno Cimoli, che è l'ex deportato, il testimone del racconto. Nasce alla Spezia l'11 febbraio del 1997 e si trasferisce poi nella provincia di Massa Carrara, dove verrà catturato, precisamente a Forno, nel 1943 dalle milizie nazifasciste. Una volta catturato, compie, diciamo, obbligato ovviamente, il viaggio da Massa Carrara fino alla Germania, e passando poi da Innsbruck fino ad arrivare a Gesundbrunnen, che è il primo campo nel quale verrà internato. Gesundbrunnen è molto importante perché inizialmente io non sapevo dell'esistenza di questo campo e pensavo che fosse una mia lacuna a livello storico. In verità non c'è nessuna traccia dell'esistenza di questo campo. Io mi sono informato, ho guardato negli archivi, ma non ho trovato nulla, probabilmente perché dopo i bombardamenti o anche magari per non so, nascondere certe colpe, insomma, non c'è più traccia di questo campo, che era un campo di lavoro. E dopodiché è stato portato a Vrizen, penso si dica così, sì, e, sulle rive del fiume Oder. E questo, diciamo, è il luogo in cui avviene la scoperta, che poi lui racconterà nella testimonianza, perché è proprio a Vrizen, il campo di lavoro dove verrà internato, che è anche l'atelier del noto Arno Brecher. Arno Brecher era lo scultore ufficiale del Reich, e era stato scelto da Hitler per costruire tutta una serie di sculture che avrebbero dovuto ornare la nuova Berlino, perché immagino sia abbastanza noto il fatto che Hitler era molto appassionato dell'architettura romana, greca, megalomane in un certo senso, e aveva chiesto appunto ad Arno Brecher di costruire sculture, opere, esagerando, per dare un valore al Terzo Reich, quasi per intimorire chi si trovava nella grande capitale. Infatti Arno Brecher chiese a una serie di scultori francesi e italiani di progettare quella che sarebbe dovuta essere una grandissima piramide costruita in marmo bianco di Carrara, che per ogni lato doveva appunto mostrare le figure del Terzo Reich, quindi da un lato ci doveva essere l'SS, dall'altro lato ci doveva essere l'aviatore, tutti scolpiti secondo il gusto tipico dell'arte nazista, che era quello della mascolinità più esagerata, della potenza, della strapotenza fisica dell'uomo nazista, del Reich. Bruno Cimoli si trova nel gruppo degli schiavi, ovviamente, che dovevano trasportare i blocchi di marmo, smaltire e via dicendo, però lui nell'atelier vede tutto questo, lo documenta, racconta nelle sue testimonianze, e purtroppo però non c'è nessuna traccia storica di tutto ciò, non c'è traccia storica dell'atelier, l'unico documento nel quale compare questa cosa è effettivamente la testimonianza di Bruno Cimoli, e l'unica cosa che
poteva essere rimasta è sparita, perché tra una cosa e l'altra a volte le cose si perdono, era un piccolo debris con sopra l'immagine della piramide. In ultima istanza l'ex deportato Bruno Cimoli verrà portato, trasportato a Peenemünde, che è una base militare nazista nella quale riporterà la vista delle V2, che sono i missili balistici progettati da Wernher von Braun, che è stato poi catturato dagli americani, in verità si consegnò effettivamente, e venne portato negli Stati Uniti e reso, diciamo, il generale della NASA. Infatti lo stesso motore delle V2 è anche quello che hanno utilizzato per costruire l'Apollo, che poi è andato sulla Luna, quindi diciamo hanno riciclato lo stesso motore. E questa è l'ultima tappa da prigioniero effettivamente di Bruno Cimoli, perché poi nel 1945, testimone del bombardamento di Dresda, viene liberato dalle milizie fasciste e finalmente è potuto tornare a casa dalla sua famiglia, riscrivere, anzi, in modo dattiloscritto, quello che lui aveva appuntato e quello che lui aveva tenuto a mente durante tutta la deportazione, e che è arrivato a me in un certo senso grazie alla disponibilità magari dell'AMPI, di tutta una serie di associazioni che mi hanno aiutata a recuperare i fascicoli. Invece, per quanto riguarda la fonte, l'importanza della fonte e della testimonianza, volevo brevemente parlarne. Infatti la fonte primaria è il manoscritto di uno stralcio del diario di Bruno Cimoli, perché la testimonianza si divide in due parti. La prima parte, che è quella del diario, che è la parte manoscritta su cui io ho effettivamente fatto la codifica. La seconda parte, che è quella dello stralcio sulla deportazione in Germania, che è anche l'originale, che comprende sia la parte manoscritta del diario, riscritta in maniera dattiloscritta appunto, e poi tutta la storia che ho raccontato nella mia tesi. Il manoscritto della codificato è lungo 4 pagine, è tutto scritto a matita e è stato ritrovato ovviamente insieme al dattilo scritto ed è ovviamente inedito, come prima diceva la professoressa Riccucci, insieme a tutte le altre testimonianze che abbiamo codificato. Ma come ho codificato la fonte primaria? Innanzitutto ho utilizzato i tag XML TEI. La TEI è un consorzio che stabilisce lo standard di riferimento per la codifica XML. E i tag che sono stati messi a disposizione dalla TEI mi hanno aiutata perché, essendo molto ricchi e variegati, riescono a descrivere e a rappresentare tutti gli elementi che io ho trovato all'interno del manoscritto, gli elementi ovviamente linguistici e anche extralinguistici, perché permettono di codificare non solo il testo scritto, ma anche il contenuto, ma anche le condizioni, il materiale in cui è stata trovata la risorsa. E ovviamente la codifica avviene associando a ciascun elemento o a più elementi tutta una serie di etichette che ne esplicitano il significato e tutte le informazioni inerenti a quell'elemento. Questo è un esempio di come io ho svolto la codifica. In primis, come si può vedere in alto, c'è l'elemento fisico, quindi il manoscritto, in questo caso si tratta di una data, che io ho affiancato alla sua forma dattiloscritta, perché in certi casi ci si può trovare di fronte anche ad ambiguità, magari nel manoscritto qualcosa si legge peggio, qualcosa è cancellato, qualcosa è bruciato, non so. E il dattiloscritto molte volte può essere utile per disambiguare, quindi per schiarirsi le idee riguardo a un certo elemento. Dopodiché, si vede? Sì. Avviene la terza fase, che è quella finale di codifica, in cui si sceglie coerentemente il tag che deve esplicitare l'informazione contenuta dall'elemento. In questo caso il tag è il tag date, che esplicita il fatto che l'elemento codificato, quindi racchiuso tra i due tag, è effettivamente una data, ed è arricchito da l'attributo when, e che ha un valore, il valore appunto della data
1944-09-24, che può essere molto utile sia in fase di elaborazione, ma anche in generale per dare ordine ai tag di codifica, dato che possono esserci ovviamente anche più dati, quindi è utile questa modalità. Questa è invece l'ultima parte del progetto di tesi che ho svolto, che è quello dello sviluppo dell'applicazione web, perché ovviamente quando noi facciamo la codifica del manoscritto, poi la codifica non si vede se non nel codice, l'utente non può usufruire del documento codificato finché non avviene la trasformazione, in maniera che poi possa navigare, l'utente possa poi navigare il manoscritto, in un certo senso. Per cui, con l'aiuto anche del professor Del Grosso, abbiamo sviluppato questa applicazione utilizzando ExistDB, che è un software molto potente, scritto in Java e è progettato su documenti NoSQL. Ho utilizzato XQuery, che è un linguaggio di programmazione che permette di navigare il file XML, così da estrapolare, estrarre dai nodi le informazioni e fornirle all'utente in una maniera ovviamente più chiara possibile, perché giustamente non tutti sanno leggere un file XML. In questo modo, estrapolando il contenuto del nodo XML, è possibile fornire quella determinata informazione. Oltre a XQuery, ho utilizzato tante altre tecnologie, come per esempio XPath, che permette di scendere a livello gerarchico all'interno dei singoli nodi del documento XML e di estrapolarne l'informazione. Sì. Quindi dal documento XML tramite XQuery hai creato un database tramite SIS database. Sì, allora, esiste. XQuery interroga già la collezione dei dati Sì. XML. Però cioè il documento XML non è un database. La collezione dei documenti XML vanno a formare il database mediante ExistDB. Ah, ok, con Il ExistDB sistema. tu crei il database dei Esatto, documenti XML. sì. Diciamo, Che gli detto vengono semplice, sì. messi E in tramite input. SQL lo interroghi. Esatto, e vengono, E sì. tramite Apache, vabbè, fai Sì, Apache Lucene permette l'interrogazione dei nodi. visualizzazione dei dati. Esattamente, infatti. La visualizzazione è fatta in HTML. Esattamente. Lo strumento è Lucene è molto utile. Lucene indicizza i dati, invece. Infatti, ora ho Sì, messo qui, ecco, questa è l'utilizzo di Apache Lucene. Perché? In questo modo l'utente può interrogare il documento effettivamente. Io ho messo due modalità di interrogazioni, quella dei luoghi, quella dei nomi, cioè delle persone che si divide in nomi e cognomi, per cui cercando, per esempio in questo caso è un nome, cercando Pasquale, Apache Lucene ha indicizzato tutti i nomi e va a cercare la stringa che matchi, diciamo, Pasquale. Una volta trovata, fornisce all'utente il risultato, quindi quello che io ho inserito a livello XML riguardo alla stringa Pasquale. Quindi scrivendo Pasquale effettivamente viene restituito Pasquale Forte, amico di Bruno Cimoli e tutta quella serie di informazioni che ho scritto personalmente. C'è anche un'altra modalità di query che è quella fuzzy, perché può capitare di scrivere, di sbagliare l'ortografia di una determinata parola in fase di input. Per cui ho dato la possibilità ho dato un range di errore, ovvero di una o due lettere, per cui scrivendo per esempio un luogo in maniera sbagliata, il motore di ricerca può restituire più opzioni, per esempio ora non l'ho inserito qui nelle slide, però scrivendo l'UNS, Apache Lucene restituisce sia l'UNI, che è una località della Lunigiana, sia Linz, che è una città in Austria, vero? Sì. E restituisce entrambe perché dà un range di errore di due lettere. Per gli sviluppi futuri, come già anticipato la professoressa Riccucci, ci sono tantissime altre testimonianze. Questi sono tutti i nomi degli uomini che sono stati deportati nei campi, nei lager nazisti.
Giulio Grilli, che è quello evidenziato, è l'autore del poema in versi, che non è ancora stato codificato e sono tantissime pagine, sono circa 50 pagine, tutte in rima, e Giulio Grilli penso non avesse nemmeno la quinta elementare, per cui sia io che chiunque di voi volesse possiamo collaborare certamente alla codifica, alla digitalizzazione di questa fonte, che è sicuramente interessante e probabilmente anche molto ricca di tessere dantesche, come aveva detto la professoressa. Quindi sono molto contenta di fare parte di questo progetto e sono pronta a collaborare con chiunque volesse approcciarsi a questo lavoro. Grazie mille. Grazie Greta. Grazie alla professoressa. Sì, posso collegarlo? La domanda era: la codifica del lessico dantesco qui non si percepiva. Ora la facciamo. No, nel mio caso non c'era, perché mi sono focalizzata più che altro sul lessico in generale, però di Giulio Grilli sicuramente neanche, perché l'avevamo letto qualche estratto, quello che interessa. Sì, dunque io ora chiamerei a parlare Elvira Mercatanti. Elvira Mercatanti è una si è laureata e coinvolta fino al delirio in questo progetto, ha deciso di continuare a lavorarci anche per la sua tesi magistrale in informatica umanistica. E dunque Elvira ha lavorato su una delle testimonianze inedite contenute in cassette, quindi orali, dell'archivio di Anna Segre e Gloria Pavoncello, e ha fatto un lavoro particolare di codifica che ora vi illustrerà. Datemi un attimo che trovo qui. Dove chiudere. Seguita naturalmente dal collega Del Grosso. Ora arrivo. Ora arrivo su Teams. Appena riesco a ritornare. Ora intanto mi presento. Vai. Questo. Grazie. Allora, buonasera a tutti, sono Elvira Mercatanti, come diceva la professoressa, e ho collaborato al progetto Voce dall'Inferno per il mio tirocinio e la tesi triennale. Il mio lavoro è stato il primo ad avere come oggetto di studio le testimonianze orali, quindi come prima cosa ho creato uno schema di codifica XML per le fonti orali, e successivamente ho realizzato la codifica di tre testimonianze di tre sopravvissuti, che sono Piero Terracina, Sami Modiano e Enrico Banzini. Successivamente, una volta realizzati i file, sono stati inseriti nel database Memoria Archivio, che ha nominato la professoressa prima, inaugurando quindi la categoria della codifica di fonti orali. Allora, la prima testimonianza su cui ho lavorato è quella di Piero Terracina. La sua testimonianza è inedita e mi è stata fornita dalla dottoressa Segre, e infatti appartiene al fondo Pavoncello Segre, ed è in formato audio MP3. Piero Terracina è nato a Roma il 12 novembre 1928 ed è morto sempre a Roma, ormai quasi 5 anni fa, l'8 dicembre del 2019. Sfuggì al rastrellamento di Roma del 16 ottobre del 43 insieme alla sua famiglia, ma fu poi catturato su denuncia dei due giovani fascisti italiani il 7 aprile del 44 insieme ad altri 7 familiari, in occasione di una cena con tutta la famiglia, appunto per celebrare l'inizio della Pasqua ebraica. Terracina fu deportato ad Auschwitz il 23 maggio del 1944 e vi rimase per circa 8 mesi fino alla liberazione il 27 gennaio del 1945. Una volta liberato affrontò un lunghissimo viaggio di quasi 11 mesi, dove passò dalla Polonia all'Ucraina alla Russia fino a fare ritorno a Roma nel dicembre del 1945, dove venne a sapere di essere stato l'unico della famiglia a sopravvivere. L'altra testimonianza su cui ho lavorato invece è di Sami Modiano. Questa testimonianza è un video, è un filmato che è disponibile su YouTube ed è stato realizzato in occasione di una visita di alcuni parlamentari al campo di Auschwitz nel 2018. Modiano è nato a Rodi il 18 luglio del 1930 ed è ancora vivo.
È stato catturato il 23 luglio del 1944 insieme al padre Giacobbe, alla sorella Lucia e agli altri 2000 ebrei di Rodi. Sono stati deportati ad Auschwitz, dove sono arrivati il 16 agosto del 1944. Dopo un mese Modiano ha perso sia la madre che, sia il padre che la sorella, e lui è rimasto in detenzione fino alla liberazione. Modiano è tra i soli 25 sopravvissuti dei 776 bambini ebrei italiani di età inferiore a 14 anni che furono deportati, ed è anche uno dei pochissimi sopravvissuti dell'intera comunità di Rodi, infatti sono sopravvissuti soltanto 150 tra uomini e donne. Modiano non ha mai testimoniato per 60 anni, fino al 2005, quando ha iniziato a raccontare grazie alla spinta dell'amico Terracina, conosciuto ad Auschwitz. Modiano è ancora oggi un attivo testimone. La terza testimonianza sul collaborato è un altro filmato, stavolta di Enrico Vanzini. Anche questa è un'intervista realizzata da Telepace nell'aprile del 2014 ed è disponibile su YouTube. Enrico Vanzini è nato in provincia di Varese il 18 novembre 1922 ed è ancora vivo, e infatti compie 101 anni tra poco. Vanzini è stato un internato militare italiano che dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 fu inviato inizialmente a lavorare in una fabbrica in Germania, una fabbrica che produceva materiale bellico, e successivamente poi è stato trasferito nel campo di concentramento di Dachau nell'ottobre del 44, dove è rimasto fino al 29 aprile del 45. Vanzini durante il periodo di detenzione è stato obbligato a collaborare come Sonderkommando, che erano unità speciali che si occupavano della rimozione dei corpi dalle camere a gas e della successiva cremazione. Generalmente i membri dei Sonderkommando restavano in vita soltanto 3 mesi, poi venivano eliminati proprio perché non dovevano testimoniare. Quindi l'intervista e la testimonianza appunto di Vanzini è preziosa proprio perché, oltre ad essere stato uno dei pochissimi Sonderkommando che sono sopravvissuti, è tra l'altro attualmente l'ultimo Sonderkommando italiano ancora in vita. Tra l'altro Levi non lo conosceva, perché come dice Levi nei Sommersi e Salvati, ricorda che coloro che erano stati parte, loro malgrado, di questo comando, di Sonderkommando, non avevano spesso nel coraggio, nella forza di dichiarare di essere stati dei Sonderkommando. Quindi Levi non ha mai saputo dell'esistenza di Vanzini e Vanzini non l'ha mai dichiarato, se non dopo la morte di Primo Levi. Sì. Poi c'è Shlomo Venezia, che comunque è un altro. Allora, come accennavo prima, il mio lavoro si è incentrato sulla creazione innanzitutto di uno schema di codifica per le fonti orali. La codifica di una fonte orale presenta alcune differenze rispetto alla codifica di un testo scritto e ci sono tutta una serie di elementi che sono proprio del parlato che appunto durante la fase di codifica sono stati identificati ed esplicitati. La caratteristica principale di una fonte orale è la dimensione temporale. Infatti, rispetto a un testo scritto che ha una struttura chiara e definita con una divisione, ad esempio, in paragrafi, un discorso si svolge nel tempo, quindi non è sempre semplice determinarne l'inizio e la fine e non è detto che ci sia un solo parlante. In una conversazione possono esserci anche più interlocutori che generalmente si sovrappongono. Quindi durante la fase di codifica con degli appositi tag sono stati individuati una serie di punti ordinati temporalmente che sono stati collegati alla trascrizione del parlato per ottenere appunto un allineamento temporale di tutto quello che avveniva nella registrazione, quindi i cambi di parlante e anche i momenti di sovrapposizione. Altri elementi tipici del parlato sono ad esempio le pause tra un enunciato all'interno di un enunciato o tra un enunciato e l'altro, fenomeni vocali come ad esempio i suoni che l'ascoltatore produce per far capire al parlante, insomma, che lo sta ascoltando, i fenomeni comunicativi come gesti o le espressioni facciali e anche i rumori accidentali, quindi magari rumori in sottofondo che è necessario identificare e esplicitare. Infine poi una fonte orale può presentare anche ripetizioni, false partenze e parole troncate e in un discorso è anche frequente incontrare espressioni dialettali o colloquiali che durante la fase di codifica sono stati
riportate nelle forme conformi all'italiano standard. Infine, una registrazione può presentare anche problemi dal punto di vista dell'utilità, perché possono esserci dei buchi nelle registrazioni o anche dei passaggi, quindi magari delle frasi o delle parole che non sono udibili con chiarezza e quindi devono essere segnalate con degli appositi tag. Qui vi mostro un estratto di un pezzo di codifica, in questo caso dell'intervista di Terracina, per farvi vedere appunto come poi è resa la codifica con tutti gli elementi che vi ho descritto. Vorrei anche leggere questo pezzo di testimonianza che ho scelto apposta perché affronta un tema importante che è quello dell'umanità all'interno del lager. In questa parte dell'intervista Terracina stava raccontando di aver cambiato la sua opinione su questo argomento a seguito di un confronto televisivo avvenuto proprio con un'altra sopravvissuta che è Ina Marcheria. Anche ad Auschwitz, in una persona che era feroce perché se no non sarebbe arrivata a fare il capo, poteva esserci un momento di umanità. Allora Ida ha detto, no, non sono d'accordo, quello lì non l'ha fatto per umanità, l'ha fatto perché era pazzo. Poi insomma questa discussione è continuata e a un certo momento si mise a piangere in diretta a televisione. Allora io il giorno dopo sono ritornato da Ida. Ma perché eri così dura, così feroce? E lei mi ha detto, qual era il compito di questi, dei capo, dell'SS? Quello di seviziare e uccidere. Quindi uno che andava contro faceva il contrario della normalità, perché quella era la normalità. Era pazzo, ha avuto non un momento di normalità, ma un momento di pazzia. Per concludere, come accennava anche la professoressa prima, io sto terminando quasi alla fine insomma, del mio percorso di laurea magistrale in informatica umanistica e anche stavolta collaborerò al progetto Voci dall'Inferno per tirocini e tesi. Stavolta il mio lavoro consisterà nella costituzione di un'unica banca dati e nel successivo sviluppo di un'applicazione web in ambiente ExistDB per la presentazione, fruizione e interrogazione delle testimonianze. Successivamente andremo con il supporto del professor Del Grosso a sviluppare un componente di gestione delle testimonianze per la piattaforma TeiTok per arrivare alla fine appunto a svolgere la prima ricerca linguistica narratologica di questa tipologia testuale, appunto le testimonianze, quindi andremo a indagare il lessico, lo stile e la sintassi delle testimonianze rese dai sopravvissuti. Grazie per l'attenzione. Sì, Elvira è una studentessa magistrale, non è l'unica che è entrata a far parte con tutto l'entusiasmo possibile e immaginabile all'interno di questo progetto. Attualmente c'è anche Federico Siragusa che ha cominciato adesso, non si è ancora laureato e sarà proprio la sua tesi a fare il primo bilancio ricognitivo di tutte le tessere dantesche che sono all'interno delle testimonianze di cui abbiamo finora lavorato. Quindi lui sta già lavorando a questa prima fase di bilancio in merito al sondaggio relativo alle tessere dantesche. C'è poi Filippo Ferretti, che tra poco sentirete, che ha fatto un lavoro su un testo molto particolare che è uscito in Italia nel 1946 e va bene, parlerà lui. E adesso entriamo un po' nell'ambito della presenza di Dante nelle testimonianze inedite non letterarie, cioè di coloro che hanno avuto l'urgenza individuale e personale di raccontare la storia della deportazione in forme e in tipologie testuali che non hanno niente a che fare con la letteratura. Chiamo quindi Pietro Ricci, che vi racconta una storia che ha lavorato, tesi triennale di informatica umanistica, oggi è studente della magistrale di italianistica, ha deciso di cambiare vita, io ho tentato di dissuaderlo ma non c'è stato verso, e, il quale aveva in casa, ve lo dirà lui, il diario di suo nonno, che ha raccontato la sua deportazione non come ebreo, ma come IMI, cioè internato militare italiano. Do la parola a Pietro Ricci, che ha lavorato appunto nella sua tesi sul diario di suo nonno paterno. Buonasera a tutti. Vi parlerò oggi della testimonianza che ha lasciato mio nonno paterno
della sua esperienza di prigionia. Come ha detto la professoressa Riccucci, mio nonno, di cui poi vedremo più in dettaglio informazioni specifiche, era un IMI, un internato militare italiano. Questo cosa significa? Che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, moltissimi soldati che erano parte dell'esercito regolare italiano sono stati posti davanti a una scelta, la scelta di far parte dell'esercito repubblichino, dell'esercito della neonata Repubblica di Salò, oppure quella di dire no. Ma nel momento in cui si diceva no, si diventava automaticamente dei disertori, dei fuorilegge, dei clandestini. E questo è quello che è successo a mio nonno. Mio nonno si chiama Nicola Ricci e è nato in un piccolissimo paese dell'Abruzzo, che si chiama Vacri, l'8 gennaio del 1923. Si è arruolato nell'esercito italiano poco prima dei 18 anni ed ha combattuto in Grecia e in Albania, nel 10° Reggimento Granatieri. Dopo queste due campagne, che come ben sappiamo non sono state molto, diciamo, vittoriose per l'esercito italiano, viene messo di stanza nella Francia collaborazionista, quindi nel sud della Francia, a Tolone. Solo che, come dicevo prima, dopo l'armistizio comincia per lui un viaggio, una fuga, dopo aver appunto detto no all'esercito repubblichino. Durante questa fuga, che poi vedremo meglio nello specifico, viene catturato, viene preso prigioniero poco dopo aver attraversato le Alpi, nel confine tra la Francia e l'Italia. Viene, dopo una brevissima sosta in un campo di smistamento, deportato nel campo di lavoro di Armenstein, in Renania, dove rimarrà dal novembre del 1943 al 14 marzo del 1945, dove verrà liberato dagli alleati ad Inslaken, una cittadina non molto lontana dal campo, che era soggetto era ormai diventata il fronte dove si stava combattendo la guerra e dove appunto stavano arrivando gli alleati, che poi hanno preso la cittadina e hanno automaticamente liberato Nicola e alcuni suoi compagni. L'opera che vi presenterò e su cui ho lavorato è un diario che è inedito, segreto e nascosto. Perché? Inedito perché ovviamente non è mai stato dato alle stampe. Ma perché segreto e nascosto? Perché questo testo, pensate, è stato ritrovato dopo la morte di mio nonno in un cassetto della sua abitazione. Mio nonno non aveva mai parlato a nessuno di questo testo, né ai suoi figli né a sua moglie. E quando la sua casa è stata liberata, dopo la sua morte, è stato ritrovato questo testo e per la mia famiglia in generale è stata una scoperta e ho ritenuto di provare a dar voce a questo testo tramite il progetto Voci dall'Inferno. Ho iniziato quindi a cercare di trovare delle tessere dantesche all'interno di questo testo, un po' si può dire non con grandi aspettative, perché comunque come molti altri testimoni mio nonno non aveva ricevuto una formazione tale da poter inserire citazioni, e invece la presenza dantesca è sorprendentemente elevata in moltissime forme. Ci sono citazioni esplicite, passi con delle tematiche affini e anche dei passi della Divina Commedia che sono parafrasati. Quindi ho compiuto, diciamo, un lavoro inerente a quello che hanno fatto i miei colleghi, quindi è stata operata una codifica che mettesse in evidenza il lessico dantesco, e il testo codificato è stato inserito nel database Memoria Archivio, che riunisce tutte le testimonianze, ed è stato implementato sia dalla professoressa Frida Valecchi, ma anche dal professor Angelo Del Grosso. Vorrei con voi leggere alcuni dei passi più famosi che vengono citati nel diario. Ne vediamo due che sono molto famosi, ma sono diciamo anche molto evidenti. Sopra troviamo il passo del diario, mentre sotto troviamo il passo della Divina Commedia. Si va verso la fame,
si va verso il freddo, si va verso l'inferno. Queste parole vengono pronunciate dall'autore del diario, quindi da Nicola, nel momento in cui comprende il suo destino, nel momento in cui comprende il suo quello a cui sarebbe andato incontro, e troviamo un'affinità veramente molto molto grande con i primi tre versi del terzo canto dell'inferno: per me si va nella città dolente, per me si va nel eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Ma perché? Perché innanzitutto c'è una dimensione di passaggio. Per Nicola questo è un passaggio tra la libertà e una vita da prigioniero, mentre per Dante c'era appunto il passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti, e quindi l'inizio del suo viaggio. E troviamo anche un'affinità comunque più linguistica, nel senso che in entrambi i testi troviamo l'anafora del si va e del per me si va, diciamo in entrambi i casi all'inizio del verso, insomma, per la Divina Commedia, ma ovviamente della riga, potremmo dire, perché ovviamente il diario non è un testo poetico. Il secondo passo che vorrei presentarvi è un pochino più lungo e andrei immediatamente a leggerlo, ed è: ed il mio sedere ed il mio stinco sinistro di nuovo servirono da collaudo rispettivamente per il puro acciaio di una baionetta e per la punta chiodata di una scarpa tedesca. Dopodiché non fui più in grado di analizzare i miei pensieri e il divino poeta al mio posto avrebbe esclamato: caddi come corpo morto cade. Questo forse è uno dei versi più famosi, addirittura il più famoso della Divina Commedia. Non il più famoso. Non il più famoso. Non faccia queste gradatorie, Ricci. Chiedo scusa, ho parlato, diciamo, troppo... Lui si sente un italianista. In modo troppo estremo. In ogni caso, questa è una citazione davvero esplicita, perché l'autore dichiara esplicitamente di prendere in prestito da Dante queste parole. Ovviamente ci troviamo in due contesti molto molto diversi, però cioè quello che è molto interessante è che, mentre diciamo nella prima citazione che vi ho presentato ci fosse un'affinità, ok, tra le parole, qui c'è proprio una volontà di prendere in prestito le parole dantesche per riportarle sì in un altro contesto, ma diciamo in modo estremamente e totalmente fedele. Un passaggio sulla codifica: come dicevo prima, il testo è stato codificato per mettere in evidenza il lessico dantesco. Qui in foto, in figura, ho riportato la citazione che abbiamo di cui abbiamo parlato prima, e quindi è inserita nel tag Q, che sta per quote, e essendo una citazione esplicita vengono inseriti anche la bibliografia e l'autore. La codifica è stata una codifica diplomatica, nel senso che si è cercato di mantenere il più possibile la fedeltà verso il testo dattilo scritto, verso il testo originale. Quindi le abbreviazioni non vengono sciolte, le cancellature vengono riportate, e quindi si cerca di creare un'edizione digitale che rispecchi il più possibile il testo fisico. Ovviamente, come ho detto, c'è l'intenzione di mettere in evidenza il lessico dantesco e anche di prestare attenzione alle particolarità del testo dattilo scritto, perché mentre magari in un manoscritto ci sono più cancellature o fenomeni di questo tipo, in un testo battuto a macchina, come nel caso del diario, che è stato, diciamo, è una collazio, potremmo dire, di pensieri che l'autore ha scritto come appunti durante il suo viaggio e durante la sua prigionia, quindi in un dattilo scritto c'è più, per esempio, un carattere che viene ribattuto due volte per correggerne uno precedente, e quindi vengono analizzati più questi fenomeni. Il diario è stato oggetto di un'edizione digitale che è stata supervisionata dal professor Del Grosso, e quindi è visualizzabile come pagina web, con tutti questi fenomeni che vengono evidenziati tramite dei template, che sono delle istruzioni che si vanno a dare ai tag XML,
per evidenziare appunto determinati fenomeni della codifica. Ad esempio qua appunto c'è per le citazioni esplicite vengono nell'edizione diciamo web presentate evidenziate con il colore arancione. Come sviluppi futuri per questa ricerca, ovviamente il diario è un testo che si presta a tantissime analisi di diverso tipo, di tipo computazionale, a codifiche diciamo rivolte ad evidenziare altri aspetti. Un'idea di cui ho discusso con la professoressa Ricucci, che è molto embrionale, però sarebbe quella di, in un ambito di una tesi magistrale in italianistica, analizzare questo testo dal punto di vista della fruizione del lettore secondo delle correnti critiche che si sono sviluppate diciamo negli ultimi anni, che sono molto recenti, e appunto per andare a vedere appunto questo aspetto dell'autore, perché il diario si vede che è un testo che, pur essendo uno sfogo, pur essendo rimasto segreto, è stato scritto per farlo leggere, è stato scritto per essere letto da qualcuno, e quindi sarebbe interessante analizzare il testo in questo senso. Ho concluso, grazie. Elvira Mercatanti ha chiamato in causa un'altra testimone della Shoah italiana, che è Ida Marcheria. Anna Segre e Gloria Pavoncello l'hanno intervistata nel 2006. Il risultato è stata una conversazione molto molto particolare, che è stata studiata, analizzata e codificata da Erika De Boni, che oggi vi presento, anche lei laureata in triennale informatica umanistica e ora iscritta alla magistrale di italianistica. No, va bene, no. Non so. Va bene, do la parola ad Erika. Grazie. Che ci racconta questa vicenda. Buonasera, questa a tutti. Testimonianza. Grazie per essere qui. Allora, la mia testimonianza segue quelle che sono le... Una testimonianza al cui interno compare un'informazione che fino ad oggi non era nota e che va ad inserirsi in un lavoro di ricerca relativo ad uno dei più terribili campi di sterminio, che è quello di Ravensbrück. Allora, dicevo, segue quello che è il lavoro della dottoressa della dottoressa Mercatanti, ecco, le interviste inedite. Dunque, la mia intervista inedita è un file audio fornito sempre da Anna Segre e Gloria Pavoncello. Allora, Ida Marcheria è nata a Trieste il 13 agosto nel 1929 e fa parte di una famiglia di ebrei. Arriva ad Auschwitz l'11 dicembre 1943 insieme alla sorella Stella, detta Stellina per riconoscerla dalla nonna. Le due ragazze si scontrano subito con la prima selezione, quella del dottor Josef Mengele, perché sono giovani. Ida aveva 14 anni, Stellina 13, e dunque sarebbero andate subito in gas, ma grazie a un detenuto italiano che le ordina loro di mentire sulla loro età, riescono a superare questa prima fase. Da lì in poi, nasce intorno a loro una rete di protezione che permette loro di essere assegnate a quello che è il Canada Commando, detto anche Effektenlager. Che cos'è il Canada Commando? È un commando di magazzini dove veniva stipata la merce che arrivava nei bagagli dei deportati. C'era una prima selezione, gli articoli migliori venivano impacchettati e spediti nelle case dei tedeschi. La merce invece in cattivo stato veniva venduta nelle fabbriche tedesche come materia prima. Allora vi parlo un attimo di Nedo Fiano.
Nedofiano chi è? Allora, è anche lui un deportato ad Auschwitz, nato a Firenze il 22 aprile 1925. Il 16 maggio 1944 fu deportato insieme a tutta la sua famiglia ed è stato l'unico a tornare. Muore a Milano il 19 dicembre del 2020. Perché ve ne parlo? Perché lui ha parlato del Canada Commando in quello che è il suo libro, quello che vi ho messo l'immagine. E cito direttamente dal suo libro. Ciao amore, vieni qua bell'italiano. Così fummo accolti da un coro di ragazze bellissime. Non so quale sia stato il destino del Canada e del suo mondo di corruzione e di lussuria. Quando andavamo al campo del Canada, Capo Hans portava calze e profumi ad alcune prigioniere in cambio del loro amore. Non mancavano casi di prostituzione, che era la loro moneta di scambio con i capos. La risposta di Ida Marcheria a tutto ciò, ecco, non si è fatta attendere più di tanto. Cito direttamente dall'intervista che mi è stata data. Che Nedo si chiama questo farabutto, dico farabutto, perché per prendere soldi butti fango sulle persone? Ma anche fosse stato, come puoi tu giudicare quelle persone in quei momenti? Come fai? Lui non mi ha detto, Ida, è vero che andavate a letto con... Certo, io avrei sgranato gli occhi, perché sarebbe stata la prima volta che sento. Ma anche fosse stato, come te permetti di giudicare? Ma anche adesso, ma puoi di puttana una puttana? Se può di, io credo di no. Ricordatevi i cambiamenti di tono, ci torneremo fra un attimo. Il 18 gennaio 1945 le ragazze, come dire, sono costrette a partecipare alla marcia della morte. Ida e Stellina devono percorrere in una notte 600 km di corsa da Auschwitz fino a Ravensbrück. Stellina però vuole lasciarsi morire. Ida la prende in braccio, dunque sono due ragazze di 30/35 kg. Ida non vuole far morire la sorella, la prende in braccio e continua a correre con lei. E arrivano a Ravensbrück. Nel luglio del 1945, dopo un giro, come dire, abbastanza tortuoso, ritornano a Trieste, ma vanno ospiti da una zia perché la loro casa era stata assegnata a una famiglia di fascisti e si trovano un lavoro. Ida lavora come commessa e Stellina in un'industria farmaceutica. Nel 1951 Ida sposa Carlo Di Segni, un rabbino di Roma, e da qui si trasferisce tutta la famiglia. Tutta la famiglia cosa significava? Significava loro due, la sorella Stellina, il fratello Giacomo, anch'egli sopravvissuto ai lager nazisti. Fine della famiglia. Gli altri erano sterminati. A metà degli anni 50 apre una cioccolateria, è stata la loro fonte di sostentamento fino alla fine dei suoi giorni, quando Ida muore a Roma il 3 ottobre nel 2011 e qui la vedete nel suo laboratorio anche con il nipote Alberto. Va più. Allora, vi hanno già parlato abbastanza della codifica XML-TEI. Ecco, io voglio portare la vostra attenzione su quelli che sono stati i cambiamenti di tono
E lo si può vedere con questo tag shift, l'attributo loud new F. Infatti il primo anche fosse stato era forte, ma non come il secondo, questo qua, FF, anche fosse stato. Poi nella seconda parte che vi ho letto, dove dice puttana da una puttana, avete fatto caso, io ho abbassato il tono. Perché? Perché qui il tono era più basso, no? Quasi confidenziale con Anna Segre. Allora, l'obiettivo era quello di sviluppare un applicativo web per la fruizione del testo codificato e la piattaforma usata è quella di ExistDB, che è un database per documenti XML che permette di creare applicativi web che danno la possibilità di interagire con i contenuti del file codificato mediante la programmazione in XQuery. XQuery consente di presentare documenti XML come pagine web interattive attraverso le quali si possono implementare logiche come ricerche nel testo, analisi statistiche e si può anche mettere in evidenza elementi chiavi del testo come le pause, il tono della voce, autocorrezioni e altre cose. E qui vi ho riportato, sempre del pezzo che vi ho letto prima, del frammento, le autocorrezioni come io poi ho scelto, ecco, di mostrarle, che è in questo modo. Dunque, per esempio, ma anche lei si è corretta, ha cambiato discorso e allora io l'ho cancellato. E sotto come, poi ricambia discorso e allora diciamo che nel testo dove io non ho mostrato questi eventi non si vede. Poi con un bottone si schiaccia questo bottone ed escono tutti questi eventi che possono essere interessanti, come un altro, per esempio, si possono vedere i dialetti, no? Come quello di Anna Segre che dice ye al posto degli oppure il de al posto del di, ecco, sono tutte queste come dire particolari che si possono vedere. Poi qui vi ho portato un esempio, ho fatto dunque delle statistiche sulle frequenze della parola, delle testimoni, dunque nel suo caso le parole diciamo più frequenti sono ragazze, che ci sono, di cui sono state 21 occorrenze, rumore 20, Canada 12, scendo un po', Auschwitz 10. E poi ho anche voluto, dunque l'intervista su cui ho lavorato è durata un'ora e mezza, ho voluto vedere quanto parlano questi tre protagonisti. Dunque Ida Marcheria ha parlato un'ora e 49 secondi, Anna Segre 11 minuti e 19 secondi e Gloria Pavoncello 9 minuti e 6 secondi. E poi ho fatto le ricerche di parole. Dunque, qui c'è la possibilità di inserire la parola esatta oppure, cliccando qui, la parola parziale per la testimone. Oppure, questo è un altro esempio sempre di ricerca di parole, qui aprendo questo menu a tendina si può scegliere il parlante e vedere se il parlante ha detto quella specifica parola. Andata via. Allora, vi saluto con una delle ultime immagini pubbliche di Ida. Qui potete vedere
era qualche mese prima della sua morte, ma alle spalle sempre la sorella Stellina. Questo perché? Perché nel 2011 purtroppo Stellina non c'era più, perché si era, lei non ha retto il peso, come tanti testimoni, si è suicidata negli anni 70. Grazie a tutti. Torniamo a un diario di un IMI, esattamente come il nonno di Pietro Ricci, e darei la parola questa volta da remoto ad Arianna Ricciarelli. Non so se Arianna c'è ancora e se può intervenire. Sì, salve. Perché credo che sia al lavoro. Buon pomeriggio. Eccola a tutti. Eccola là, Arianna, buonasera. Sì, mi scuso per non essere riuscita a partecipare in presenza oggi. Purtroppo il lavoro mi ha costretto a casa, però ci tenevo a partecipare. Allora, Arianna, lei è una laureanda? Sì, la mia tesi è ancora in fase di sviluppo. Però lei si è occupata di un altro diario, un altro diario di un internato militare italiano, del quale ora non aggiungo altro perché do la parola direttamente a lei. Condivido lo schermo. Allora, ditemi se riuscite a vedere. Aspetti, allora. Sul testo non riesco. Vedete? No. Prova ora. Allora. Non mi fa condividere. Ok, adesso riuscite a vedere? Sì. Ok. Allora, anch'io ho lavorato su una testimonianza di un ex IMI, Mirio Demi, che nasce a Livorno l'11 giugno del 1923. Mirio ha la testimonianza inedita, mi è stata consegnata dal figlio Stefano, e scrive la sua testimonianza, che non è prettamente un diario, non lo posso definire come tale, ma è un vero e proprio racconto. Lui all'interno della sua testimonianza si rivolge ai lettori, perché durante tutta la sua vita ha sempre, diciamo, ha sempre avuto il desiderio che la sua storia fosse letta, soprattutto dai giovani. Questo non è mai successo, diciamo, fino a oggi, fino a ormai un annetto fa, quando il figlio mi ha consegnato il diario. Come ho già detto, nasce a Livorno e parte come militare all'età di soli 20 anni il 13 gennaio del 1943. Parte come militare e viene mandato in Albania, dove rimane fino all'armistizio dell'8 settembre. Dopodiché parte, viene, si rifiuta di collaborare con l'esercito tedesco, e nel suo diario sottolinea spesso l'inganno dei tedeschi nei confronti degli IMI, che davanti, subito dopo l'armistizio, li posero, come ha già detto il mio collega Pietro Ricci, li posero davanti a una scelta, quindi o tornare a casa, perché in realtà la prima proposta era quella di tornare a casa, oppure far parte dell'esercito tedesco. Ovviamente la maggior parte di loro rifiutò, con la speranza ma non la sicurezza di tornare a casa, e il 4 ottobre del 1943 sale sui treni che poi lo porteranno nei campi di concentramento della Germania del Nord. Qui il primo campo dove lui viene internato è il campo di Wietzendorf, dove gli viene data la targhetta con il numero identificativo. Questa è una differenza rispetto ai deportati ebrei, gli IMI, invece che essere tatuati, gli veniva data una targhetta con inciso il numero identificativo. Dopodiché, per 2 anni, rimane prigioniero e gira diversi campi nel nord della Germania, dove racconta
racconta, sia sottolinea l'atteggiamento dei tedeschi nei confronti degli IMI, che era nettamente diverso rispetto a altri prigionieri di altre nazionalità, e descrive in modo meticoloso tutti i suoi spostamenti, tutte le date, tutti i luoghi che incontra durante, che attraversa durante la sua prigionia. Questo però ci torniamo in un secondo momento. Il 2 settembre del 1945 viene liberato e 144 giorni dopo, più o meno, il 10 settembre del dopo tutta una serie di come si può dire bisogna velocizzare un po' perché siamo ok stupendo. Mi velocizzo, torna, rientra a Livorno il 10 settembre. Ok, torna a Livorno il 10 settembre del 45, muore sempre a Livorno il 14 aprile del 2016. La particolarità, il mio studio inizialmente si è focalizzato sulla ricerca delle parole dantesche, però l'unica cosa che l'unica parola, diciamo, l'unica espressione che ne è emersa all'interno del diario prettamente dantesca è Bolgia Infernale, che però lui non utilizza come Dante lo utilizza all'interno dell'inferno, quindi per descrivere qualcosa di orribile, ma lo utilizza per descrivere anzi un momento di gioia, di euforia da parte dei soldati post liberazione. Qui c'è una situazione presa direttamente dal suo diario dove descrive proprio quel momento dove tutti ballavano, gioivano per la liberazione e c'era vino ovunque, quindi erano tutti molto felici della situazione, però l'espressione non è possibile definirla, cioè non la utilizza allo stesso modo di Dante. A quel punto il mio studio si è concentrato su un'altra caratteristica del diario di Mirio, ovvero il fatto che lui appunto descrive con meticolosità tutti i suoi spostamenti. Questo mi ha fatto venire in mente lo sviluppo dal punto di vista informatico, ovvero inizialmente ho creato una mappa utilizzando lo strumento di MyMaps, una mappa di tutti i suoi spostamenti, ricreando un po' il suo percorso. Ricreando il percorso di Mirio, che appunto è partito dall'Italia per poi arrivare in Albania e girare vari campi all'interno del nord della Germania. A questo punto, ora come dicevo, la mia tesi è in fase di sviluppo, però da qui poi è partita l'idea di creare, di cercare di codificare la testimonianza non da un punto di vista di parole dantesche, quindi ricercare tag per il linguaggio utilizzato da Mirio Demi, ma utilizzare la codifica per fare in modo che le diverse testimonianze si possano incrociare. Questo che vuol dire? Utilizzando magari le date, i luoghi, i campi che Mirio descrive, anche le persone, quindi molti personaggi che Mirio incontra durante il suo percorso, quindi incastrare questi luoghi delle varie testimonianze che vengono analizzate dal progetto Voci dall'Inferno per dare modo di creare quello che poi è stato, di ricreare il destino di non solo di Mirio Demi ma di milioni di persone oggettivamente. Quindi questo può essere un punto di partenza, intanto codificare la mia testimonianza da questo punto di vista, ma poi può essere anche un punto di partenza per sviluppi futuri e per lavori futuri. L'idea è quella proprio di creare un'applicazione che possa essere interrogata utilizzando linguaggi che già avete visto, quindi XQuery, XML, eccetera, per incrociare le varie testimonianze e dare modo di scoprire nuove informazioni di queste testimonianze che magari potremmo trovare testimoni rinchiusi nei soliti che sono stati insieme negli stessi lager piuttosto che sugli stessi treni, piuttosto anche IMI che sono stati a combattere nei soliti luoghi. Questo lavoro è, diceva Arianna, all'inizio o comunque in corso, però sì. Presenta e prospetta dei risultati estremamente importanti, cioè arriveremo un giorno a capire chi è passato da dove incrociando la sua storia con altri chi
e con altre storie. Esatto. Pensate la potenzialità di questo, di questa ricerca. Grazie Arianna Ricciarelli. Grazie a voi. I tempi sono strettissimi, io chiamerei qui Adele Stilo, Filippo Ferretti e Francesca Ferraioli, che non credo che dovrebbero essere velocissimi per presentare ciascuna di loro le ricerche che stanno conducendo. Allora, alle 4 sapete tutti che inizia la lezione del professor Tavosanis e quindi noi almeno 5 minuti prima dobbiamo lasciare l'aula. Io confido nella rapidità e nella concinnitas di questi tre giovani studenti, ma anche studiosi, che ci illustreranno i risultati dei loro lavori. Quello di Adele Stilo è un lavoro che, come quello di Arianna Ricciarelli, è in corso, ma si conclude il 16 novembre con la sua discussione della laurea triennale. È un'altra voce di un'altra testimone, una donna ungherese, viva, che è Edith Brooke, e lei ha lavorato un'intervista inedita concessa da Edith Brooke a Anna Segre e a Gloria Pavoncelli. 4 minuti. Ok. Allora, ecco. Buonasera a tutti, sono Adele Stilo e in questi 4 minuti vi parlerò di Edith Brooke e poi mi concentrerò sulla sua testimonianza inedita sulla quale si è fondato il mio lavoro di tirocinio e dal quale è partito il mio lavoro di tesi. Edith nasce il 3 maggio del 1932 a Tisza-Berzell, un piccolo villaggio dell'Ungheria, e lei è stata deportata nell'aprile del 1944. È sopravvissuta alla Shoah, della Shoah è sia testimone che scrittrice. La sua liberazione è avvenuta il 15 aprile del 1945 e da quel momento ha iniziato a viaggiare entrando a far parte di un gruppo di ballo e infine è arrivata in Italia dove vive tutt'oggi, infatti Edith Brooke è ancora viva e vive a Roma. Questo è una mappa che riporta l'itinerario della sua deportazione, è passata da Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, poi da Kristianstad a Bergen-Belsen ha percorso la cosiddetta marcia della morte e anche a quella è sopravvissuta. È a Bergen-Belsen che è avvenuta la sua liberazione appunto nel 1945. Dicevo, Edith non è soltanto una testimone della Shoah ma neanche una scrittrice. Scrive libri che nascono direttamente dalla sua esperienza di deportata ma non solo. Ovviamente qui ho riportato i suoi 5 libri principali che nascono da questa esperienza. Il primo che pubblica e che segna l'inizio della sua testimonianza è Chi ti ama così. La cosa particolare della produzione letteraria di Edith Brooke è che scrive in italiano, nonostante la sua lingua madre sia l'ungherese. Lei ha deciso di abbandonare l'ungherese e lo yiddish nella scrittura perché l'italiano le ha fornito uno scudo per poter trattare tematiche che altrimenti non sarebbe riuscita a raccontare. Abbandona comunque lo yiddish che definisce una bella lingua bastarda, espressiva, ricca e dolce amara come la nostalgia, quindi capiamo che questa scelta non deve essere stata facile. La testimonianza inedita, come diceva la professoressa, è stata rilasciata alla dottoressa Anna Segre Gloria Pavoncelli nel 2006 e è di particolare importanza perché Edith qui, oltre a riportare fatti e avvenimenti già narrati nei suoi libri di testimonianza, parla anche di argomenti più che altro attuali di politica che non ha trattato in questi suoi libri. La codifica, l'assalto, tanto comunque il processo è stato lo stesso, raccontato dai miei colleghi. Dico soltanto che il mio progetto di tesi è puntato a creare un'applicazione web dall'impronta generale che possa accogliere tutte queste testimonianze di cui avete sentito parlare prima e che sono state codificate nell'ambito del progetto Voci dall'Inferno. Mi fermo qui così possono parlare anche i miei colleghi. Grazie mille. Grazie Adele. Francesca Ferraioli, il suo studio su un campo di concentramento italiano. Grazie. 3 minuti. 3 minuti. Sempre meno perché... Sarò concisa da Silvia. Ok. Molti dei ragazzi che hanno lavorato e che hanno collaborato non sono qui oggi perché sono a lavorare. Quindi insomma è proprio un assaggio questo. Allora, sarò molto 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 concisa. La mia ricerca si basa sulla testimonianza dell'internamento di Sigismondo Smolewicz, che è un ebreo di origine polacca, ma già da ragazzo si trasferisce a Fiume, dove svolgeva la professione di sarto insieme a tutta la sua famiglia.
Nel 1940 i poliziotti fecero irruzione nella sua casa e lo imprigionarono prima in carcere, poi il 6 agosto fu deportato a Campania, nel campo di internamento di Campania, gestito da fascisti, e un campo di internamento che si trovava in un ex convento, dove vennero deportati ebrei fiumani apolidi. Dalla parola possiamo già intuire cosa significhi: erano ebrei che avevano perso la cittadinanza a seguito dell'emanazione delle leggi razziali, che prevedeva appunto la perdita della cittadinanza agli ebrei che l'avevano acquisita dopo il 1 gennaio 1919. Tra questi, tra i tanti, rientra anche Sigismondo. Rimase nel campo di internamento di Campania fino al 23 gennaio del 1941, quando viene trasferito a Firenze come internato libero, quindi con obbligo di firma presso il comune. Da lì poi riesce a riunirsi anche a tutta la sua famiglia, ma la testimonianza di Sigismondo non ci viene trasmessa da Sigismondo stesso, ma da suo figlio Alessandro Smulevic, che nel periodo della deportazione del padre era ancora troppo giovane per subire la stessa sorte, non aveva ancora compiuto 17 anni e gli ebrei deportati partivano da 18 anni ai 60, e quindi è la prima testimonianza di un ragazzo di 17 anni che va a far visita al padre rinchiuso nel campo di in un campo di internamento. Grazie a questo diario non ho potuto ricostruire solo la storia della famiglia Smulevic, ma anche la storia di altri ebrei internati in quel campo, dei quali ancora non si sapeva niente, si sapeva ben poco. Il campo fu aperto nel 1940 fino al 1943 e vi furono internati in totale circa 588 ebrei maschi fiumani apolidi. Tra i nomi citati dal diario troviamo Nicolò Saggi, un ebreo di Fiume che viene deportato insieme alla sua famiglia, e dopo nel 1944 fu arrestato dai tedeschi e inviato prima alle riserve di San Saba e poi deportato ad Auschwitz. Nicolò fece parte di un Sonderkommando che si occupava tra gli altri di cremare i cadaveri di... Questa è una novità, un compito, per esempio, una scoperta. Perché abbiamo ce ne un sono altro molto nome di Sonderkommando italiano. E fece parte di una rivolta del crematorio numero 4 che portò alla morte di tutti i componenti del Sonderkommando. Il figlio fu sottoposto alle sperimentazioni di Mengele e sopravvisse fino alla liberazione. Miracolosamente, perché quasi nessuno. Anche Eugenio Lipsic fu internato a Campania e successivamente deportato ad Auschwitz insieme alla sua famiglia, dove venne assassinato e anche la moglie morì in luoghi da ignoti. Un altro internato importante è stato David Warsberger, un ebreo di origine polacche, che era il rabbino della comunità ebraica ortodossa di Fiume. Lui riuscì, quindi una volta liberato da Campania, riuscì a scampare alla sorte dei campi di concentramento perché morì prima, ma parte della sua famiglia e il figlio Arminio no. Il figlio fu internato a Dachau, dove riuscì a sopravvivere facendo da interprete al dottor Mengele. Da questo poi è stato scritto un libro del titolo di L'interprete, e fu liberato il 29 aprile del 45 dagli alleati. Questo... Sì, la figlia Silvia insieme alla sorella sono intervenute al nostro seminario del dicembre del 21 a raccontare la storia del loro padre e anche... Anche io insegno il corso di perfezionamento di finanza e didattica della Shoah, sono venuta anche lì. Ok, sì, tra l'altro poi hanno parlato anche dell'unica testimonianza resa dalla loro madre. Sì, sì, quindi ecco. Ora sappiamo che il padre di Arminio Warsberger è passato da Campania. Non si sapeva. Non si sapeva. Stato... Grazie alla testimonianza di Smulevic. Grazie a Francesca Ferraioli. La politica ne parleremo quando verranno tutti al convegno di dopo Pasqua. Chiude questa
breve, rapidissima rassegna che avete voluto, di cui avete voluto essere spettatori e pubblico attentissimo, Filippo Perferretti, dottore magistrale in italianistica, e chiude con Dante con una testimonianza polacca, e con Primo Levi. Sì, allora... Tre minuti, Filippo. Quindi fortunatissimo. Allora, sì. La mia tesi non prevedeva una parte di codifica. Ho lavorato su testi editi di sopravvissuti ad Auschwitz pubblicati in Italia tra il 1945 e il 1947. Vado brevemente a parlare direttamente di un caso studio che è risultato particolarmente interessante tra le 8 testimonianze che ho preso in esame, ed è il caso di Pelagia Lewiska, una deportata polacca nata a Cracovia nel 1907 e arrestata nel 1942 dalla Gestapo perché membro della resistenza polacca, successivamente deportata ad Auschwitz nel 1943 e, secondo quanto si legge nella sua testimonianza, sembra essere riuscita a fuggire dal lager durante un trasferimento. Nel 1945 si trova a Parigi, dove pubblica la sua testimonianza, ed è morta a Cracovia nel 2004. Come dicevo, la sua testimonianza esce a Parigi, prima in polacco, con un titolo che in italiano si traduce come O Zwiecim, disprezzo e trionfo dell'uomo, cose vissute. E quello stesso anno viene tradotto in francese e pubblicata dalla casa editrice Nagel col titolo Vamo a Auschwitz. È con quello stesso titolo che nel 1946 viene tradotto in italiano e pubblicato all'interno del volume Donne contro il mostro, il volume che accoglie anche la testimonianza di un'amica di Primo Levi, Luciana Nissim, pubblicato a Torino da Vincenzo Ramella Editore, un editore di cui si sa pochissimo. Il testo, come dimostra il titolo, sembra essere arrivato in italiano dalla versione francese e il suo traduttore è sconosciuto. Torneremo a breve su questo fatto perché è tutt'altro che irrilevante. Due cenni veloci sulla casa editrice. Vincenzo Ramella Editore è una piccola casa editrice torinese di cui si sa poco o niente. Si è dedicata prevalentemente alla letteratura per ragazzi ed è rimasta attiva in Italia fino agli anni 50 del Novecento almeno. Dopo una serie di indagini però ho scoperto che questo nome non è altro che un altro nome con cui dovrebbe aver pubblicato Tipografia Torinese, che è una società tipografica fondata da Vincenzo Ramella, da suo nipote Luigi Firpo, che è stato un intellettuale importante della Torino del secondo dopoguerra, e Alfonso Della Vedova. Dante, in 20 mesi ad Auschwitz, è fortemente presente soltanto nella traduzione italiana. Infatti compaiono le parole tristo, sommergere e disfatto, che sono traduzioni libere o addirittura aggiunte volontarie del misterioso traduttore. La scelta di utilizzare queste parole in una maniera estremamente peculiare e precisa, molto simile alla comparsa che queste parole fanno nell'opera di Levi, mi ha portato a pensare che ci possa essere un legame tra questo testo e Primo Levi, che sia stato lo scrittore torinese il misterioso traduttore, oppure che abbia letto questo testo che esce a Torino quando lui è già tornato in Italia da circa un anno, e ne sia rimasto fortemente colpito e influenzato, tanto da riportare questi termini anche nella sua opera. Cito soltanto un passaggio per velocità, e è quello in cui la deportata polacca parla del guardiano che gli impedisce di camminare fuori dal fango quando provano a uscire dal fango per camminare su un punto più asciutto, gli sguinzaglia contro i cani, e lo definisce tristo guardiano, e utilizza tristo in traduzione del termine francese malicieux, malvagio. Quindi una traduzione piuttosto libera. Tristo è, secondo Cavaglion, di derivazione dantesca, e è lo stesso Levi ad aver insistito su questo termine e ad aver detto che c'è una differenza fra tristo e triste, perché tristo è l'uomo che, oltre a essere triste, le sventure hanno reso anche malvagio e odioso agli altri. Brevemente, alcuni passaggi fondamentali dell'utilizzo di tristo nella poetica leviana. Prima, nel capitolo Le nostre notti di Se questo è un uomo, quando, per parlare dell'amico Alberto, dice che non è diventato un tristo nonostante viva in lager. Poi, e questa è una cosa che ha notato la professoressa Riccucci ed è forse anche la più importante, perché Levi utilizza questo termine quando traduce un romanzo olandese, La notte dei Girondini, utilizza liberamente questo termine tristo per parlare di un collaborazionista dei nazisti. E poi nel capitolo La zona grigia, per parlare del ghetto del decano di Lodz, Chaim Runkowski,
Ma questo estratto è estremamente interessante se letto anche in parallelo a un passaggio del capitolo sul fondo di Se questo è un uomo, quando Levi cerca di trovare un misero sollievo staccando un pezzo di ghiaccio per dissetarsi fuori da una finestra, ma un tedesco lo ricaccia dentro e lo priva di questo misero piacere, nello stesso modo in cui il guardiano della Levinska impediva di camminare all'asciutto ai deportati. E Levi mette associa questa immagine a un passaggio della Divina Commedia, siamo nelle Malebolge, dove vengono puniti i barattieri, che vengono puniti immersi nella pece bollente. Quando questi provano a trovare un piccolo sollievo uscendo dalla pece bollente, immediatamente i diavoli che sorvegliano su di loro si avventano su di loro e li ricacciano sotto. Quindi c'è un parallelismo tra queste tre immagini. Tra l'altro la professoressa Riccucci ha suggerito anche che l'intera immagine possa essere una citazione implicita di questo passaggio di Dante fatta da Primo Levi. Brevemente, per concludere, cosa rimane da fare adesso su questo testo? Allora, intanto continuare a indagare per capire come questo testo è arrivato in Italia, chi l'ha deciso e perché ha deciso di associarlo proprio al testo di Luciana Nissim. Verificare se il contatto tra Primo Levi e 20 mesi ad Osviecim è una mia ipotesi totalmente campata per aria, oppure ci può essere oppure è fondata e questo contatto effettivamente c'è stato, e comunque un'analisi di questo genere permette di gettare nuova luce su un testo che oggi è praticamente ignorato, perché non ci sono testi di critica, viene soltanto brevemente citato e dal 1946 non ha mai avuto una sua ripubblicazione, mentre il testo della Nissim è uscito da solo anche questo qui per Giuntini a cura della compianta Chiappano. Oggi non esiste un libro che accoglie soltanto 20 mesi ad Osviecim, quindi non c'è un libro intitolato 20 mesi ad Osviecim firmato da Pelagia Levinska. Concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Filippo. Quattro minuti. Sono le 15:53. 7 minuti. Domande? Posso fare una domanda? Come no? Allora, io mi sono occupata delle testimonianze di Sinti e Roma. Volevo sì. sapere se avete preso in considerazione anche quelle nel vostro lavoro. Sì, lo faremo. O comunque c'è un'allieva, Sofia Capone. C'è ancora Sofia, lei? Sì, ci sono. Non proprio di Rom, ma comunque di altre figure le cui biografie drammaticamente testimoniano vicende di deportazione, di migrazione. Sofia, vuol dire qualcosa per rispondere? Allora, sì, brevemente, il mio lavoro di tesi per la laurea triennale si è concentrato sia sulla codifica di due testimonianze inedite della senatrice Liliana Segre, allo stesso tempo però per cercare in qualche modo di inglobare nuove testimonianze, ecco, ho svolto un simile lavoro di codifica sulla testimonianza rilasciata da un anonimo rifugiato, giunto in Italia nel 2015 e che ha lasciato questa sua testimonianza nel 2018. Il motivo principale è appunto che, nonostante si tratti di testimonianze diverse, perché si riferiscono da un lato una alla realtà infernale del lager, dall'altro alla realtà pur sempre infernale dei campi di detenzione libici, ecco, hanno molto in comune, soprattutto nel descrivere questi luoghi che appunto possono essere definiti sotto ogni punto di vista infernali. E quindi c'è questa novità, questa nuova proposta di provare appunto a studiare anche queste testimonianze nuove e andare a rilevare somiglianze con le testimonianze dei sopravvissuti al lager, somiglianze che sono già emerse nel corso del mio lavoro. La più importante di tutte era sicuramente il fatto che per descrivere i carceri in Libia, questi veri e propri campi di detenzione, anche i rifugiati utilizzano termini come inferno, infernale, oppure li paragonano a dei veri e propri campi di concentramento, hanno usato questo termine. Inferno in inferno, no, grazie. Mi sono occupata comunque di Porraimos, quindi di lager nazisti e okay. campi di concentramento fascisti per sentire Roma. Ah, in questo senso dicevi, scusa, non avevo capito. Sì, qualcosa di nuovo.
però chiedevo se avevate acquisito anche le testimonianze E allora entri ufficialmente a far parte del progetto e vieni a parlare del tuo lavoro e della tua ricerca al convegno di primavera qui con noi, eh? scrivimi, mandaci e così poi organizziamo tutto. Anche perché per quella data dovrebbe essere uscito il mio libro, dovrebbe uscire sulle testimonianze, dovrebbe uscire a gennaio, quindi spero di avere qualcosa di nuovo da dire. Comunque grazie mille. No, grazie a te. Da remoto? Ci sono domande? Angelo, vuoi dire qualcosa? No, detto tutto. Lui fa tutto. Lui è... Allora, che... siamo qua, ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. È un piacere lavorare con i ragazzi. È un piacere lavorare con queste giovani menti e grazie a tutti voi. Le nottate passate a correggere, le loro tesi. Non sono pesanti. No, non sono pesanti. Non sono pesanti. Interrompi la registrazione. Allora, posso farlo anche io? Grazie. Professore, io vi saluto. Sì, anche noi la salutiamo. Perché stiamo andando, Arianna. Okay. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Pertanto ci sentiamo, dobbiamo lavorare tantissimo, lo sa, vero? Molto bravi ragazzi, molto bravi, infatti. È